nome di Re Giovanni, pagate o bruciate. Robin Hood e Harry Potter sfrattati per far posto ad alberghi e campi da golf. Il governo britannico pronto a cedere al miglior offerente nella foresta di Sherwood con la sua quercia millenaria, Major Oak, rifugio dell'eroe che rubava ai ricchi per dare ai poveri, e la foresta di Dean nel Gloucestershire, teatro di alcune delle imprese del maghetto della Rowling. Le rivelazioni del Sunday Telegraph su alcune misure per sanare i conti pubblici hanno scatenato polemiche e reazioni indignate nel Regno Unito e non solo. Il governo conservatore di David Cameron avrebbe infatti pensato di mettere in vendita una buona parte del patrimonio forestale oltre Manica, e tra i pezzi pregiati da cedere al miglior offerente ci sarebbe anche la foresta di Robin Hood. Sherwood, 423 km quadrati nel Nottinghamshire, meta ogni anno di centinaia di migliaia di turisti, finirebbe così nelle mani di società immobiliari pronte a mettere in atto piani di sviluppo alberghiero e golfistico che poco si conciliano con la leggenda e il mito di Robin Hood. Anche le norme che regolano la gestione delle antiche foreste verrebbero infatti modificate per riconoscere ai privati il diritto di abbattere gli alberi. Così anche molti conservatori hanno minacciato di cambiare per sempre partito se il progetto dovesse andare in porto. Un piano che permetterebbe al Ministero dell'Ambiente di risparmiare il 30% delle sue risorse, come richiesto dal Ministero delle Finanze. E fra i 748.000 ettari di terra e antiche foreste da vendere privati ci sarebbe anche la foresta di Dean, dove è di casa Harry Potter, il celeberrimo mago adolescente che a questo punto potrebbe anche mettere in campo i suoi poteri per far saltare i piani di Downing Street, ma questo lo vedremo nella prossima puntata della polemica.